Nel nostro pappagallo è errata la data di nascita di Alessandro Romano, che in realtà non è un 82, ti correggo. Anche se li dimostra. Ma è del 92, 10 anni di differenza. 96, più ancora la differenza. Fallo di Contina. Sarà rimessa per Alto Sebino. Contina, primo fallo. Baldini, errore, rimbalzo di Lazzaro, apertura subito per Contin, passa lui la metà campo, palla Mabilia, ribaltamento, Lazzaro vuole subito uno contro uno, subisce fallo da parte di Alessandro Romano, classe 96, proveniente dal vivaio Reyer. Mabilia fuori per Crosato, che come al solito dal parcheggio del Palarubano mette tre punti importantissimi, 22-19. Energia meravigliosa. Cambio sistematico per Padova, tre punti, errore da parte di Pilotti, rimbalzo di Lazzaro, Mabilia, Contin, Lazzaro, uscita dei blocchi per Mabilia, doppio blocco, un po' di confusione, Schiavon, palla sotto per Lazzaro, quasi palla recuperata, invece rimbalzo per Romano. Romano, Pilotti, Zampolli, tentativo di tre punti per Zampolli, caos a rimbalzo e alla fine Mabilia riprende il possesso, Contin. Andiamo ancora sotto da Marcone, Lazzaro che con un... ah, peccato, bel gesto tecnico da parte di Marco Lazzaro. No! Fischio particolarmente dubbio di utilizzo irregolare del corpo da parte di Mabilia. A mio avviso era fallo in attacco. Rientra Salvato al posto di Schiavon. Zampolli. Pregevole gesto tecnico, errore però dei tre punti, rimbalzo di Salvato, subito riparte Mabilia, chiamata corna per Mabilia. Due punti per Lazzaro! Dai che è importante questa difesa! Marco, su Zampolli, tutti chiudono su Zampolli, tripla da libero, in and out! Errore anche per Pilotti, non ottime percentuali per Alto Sebino dai tre punti, che in stagione sta tirando col 37%. Tripla! Rispetto al 38% di Padova. Di nuovo in campo le due formazioni, Alto Sebino. Tre punti per Pilotti. Difesa alta, pressione da parte di Alto Sebino. Salvato, uscita dai blocchi per Mabilia, che subisce fallo del numero 21 Coltro, primo fallo. Fallo commesso dal numero 21.
chiamato l'allenatore di Alto Sebino, che non capiamo per cosa si stia lamentando. Non capisco neanche io. E ho paura che sia arrivato. No. Ancora in discussione l'arbitro. L'allenatore è di nome Alessandro Crocchi. Che non c'entra niente con Eugenio. Speriamo, il nostro Eugenio. Grande responsabile. Che noi tutti stimiamo. La capigliatura è quella. Anche le scarpette. Ma parliamo della partita. Ricordiamo il momento da Sentiamo il tifo nero verde del palazzetto. Mabilia. Palla fuori, Contin, Crosatto di nuovo dal parcheggio del Pala San Lazzaro stavolta. Rimbalzo per Zampolli. Palla persa per Zampolli, rimessa nero verde. Lazzaro, Crosatto, Contin, tentativo di tre punti, sbagliato, rimbalzo per il numero 11 Piloti, conduce lui la transizione, Zampolli, fallo commesso dal numero 20 Salvato, pronto a rientrare Squeo. Rientra col numero 8 Squeo e col numero 13 Pelloni. Entra anche l'idolo Filippo Sabadin al posto di Crosatto. Errore al primo tiro per Edoardo Caversani. Segna il secondo. Zone press da parte di Alto Sebino. Tre punti! Bomba per Gabriele Salvato! Due punti per Squeo. Salvato. Sabadin subisce fallo da parte di Romano. Secondo fallo. E subito cambio. Entra Silvio Stranzani. Anche lui classe 96. Esce Romano. Entra in campo il numero 18, Stranzani. Vivaio loro. Stranzani, vivaio loro. Zona da parte di Alto Sebino. Una, due, tre. Sabadin, Mabilia. Tenta anche lui dal parcheggio del Palarubano. Tre punti per Alberto Mabilia. Contro Edoardo. Ribaltamento fino a Belloni, si chiama pick and roll di Squeo, difficoltà per Stranzani, recupero da parte di Mabilia, via in contropiede. Fallo in attacco di Filippo Sabadin. Anche questa scelta dubbia, ma vediamo il giocatore che non si rialza, anzi sembra sofferente. Chiamato in campo lo staff medico di Alto Sebino. Super opera da parte dello staff medico che con un'operazione chirurgica, direi,
chirurgico. Rialza in piedi il numero 13, Belloni, che si gratta il gluteo. C'è l'obbligo di cambiare, ricordiamo, al coach di Alto Sebino. Però no, sono in quattro in campo. 5, scusate, Squeo si stava raffreddando. Coltro. Pick and roll con Squeo. Prova a penetrare. Buon passaggio, infrazione di passi. Mabilia. Salvato. Prova ad attaccare. Canestro di Alto Sebino. Gabriele Salvato. Squeo. Zampolli. Di nuovo palla per il centro di Alto Sebino. Uno contro uno con Lazzaro. Due punti forse un po' troppo facili. Contin. Sabadin. Salvato. Si cerca ancora una volta Lazzaro, no, pick and roll. Cinque secondi al termine dei 24, tentativo di tre punti, rimbalzo per Edo. Zampolli, Squeo, Avertasio, buona difesa! Doppio errore da parte di Squeo, che prende il rimbalzo dall'altra parte. Mabilia! Alberto Mabilia, due punti facili. Coach Friso chiede anche un fallo. Zampolli, tentativo da tre punti, sbagliato, rimbalzo di Lazzaro, subito Mabilia, pronto a far ripartire le operazioni d'attacco. Scivola la palla, peccato. Zampolli. Coltro. Errore, tocco da parte di Riccardo Contin. La rimessa sarà ancora di Alto Sebino con 14 secondi da giocare. Cambio nelle file di Alto Sebino. Entra in campo con il numero 11 Pilotto, il numero 12 Belloni. Frazione di passi da parte di Zampolli, la palla torna in possesso Padovano. Mabilia, salvato. Errore. Lotta e rimbalzo, alla fine no, palla nelle mani di Pilotti, fa partire il contropiede Zampolli, fallo di Salvato che blocca il contropiede, ma commette il secondo fallo personale. Due tiri per Zampolli. Fallo di Gabriele Salvato. Questo Zampolli comunque ha due gambe che sembrano due pistoni. Sì. Un'atleticità. Esce col numero 8 Squeo, rientra in campo col numero 18 Stanzani. Esce per palle numero 20 Salvato ed entra Pietro Cecchinato. Realizza il primo. E poi passi.
2 su 2 dalla linea della carità. Per Zampolli. Mabilia. Contin. Ancora palla per Mabilia. Si chiama il pick and roll con Lazzaro. Niente, manda via, vuole l'uno contro uno. Mabilia. Un po' in mezzo alla confusione e difatti palla persa da parte di Alberto Mabilia, che chiede un fallo, ma a mio parere è andato a incasinarsi un po' la vita da solo. Time out. Time out da parte di Coach Priso quando manca 1 minuto e 29 al termine del secondo quarto. Il risultato è 34 a 32 per la Virtus Pad. Rientrano nel parquet le due formazioni quando manca 1 minuto e 26 secondi alla fine del secondo periodo. Conclusione dei tre punti, tre punti per Andrea Pilotti. Sorpasso al Tosebino, 3-5-3-4 per gli ospiti. Continua Lazzaro. Fallo da parte del numero 18, Silvio Stanzani, e saranno due tiri per Marco Lazzaro. Primo fallo per Stanzani. Ricordiamo un inizio di stagione non particolarmente prolifico dalla linea del tiro libero da parte di Lazzaro. Poi il ragazzo comunque si è ripreso, eh. Eccolo lì. Primo tentativo a segno. Errore nel secondo, quasi rimbalzo a parte cecchinato. Zampolli. Belloni. Cambio accettato da Filippo Sabadin. Dietro in post, ottimo lavoro, aiuto di Alberto. Buona difesa virtusina. 7 secondi sul cronometro. La rimessa ancora per Alto Sebino. Fallo di Marco Lazzaro, saranno due tiri, ma difesa totalmente da rivedere. Sbaglia il primo dei due tiri liberi. Uno su due, il numero 10 Baldini. Sabadin. Mabilia. Lazzaro. Ancora subisce fallo. E saranno ancora due tiri grazie al bonus. Esaurito ormai per entrambe le formazioni. Secondo fallo personale per il numero 11 Andrea Pilotti. Cambio, rientra con il numero 16 Edo Caverzasio, esce il numero 18 Stanzani. Sbaglia il primo Marco Lazzaro. Buono il secondo. Caverzasio. Zampolli. Cambio sistematico per la difesa padovana. Sabadin su Zampolli. Ancora Zampolli. Fallo da parte di Sabadin. Dalla nostra postazione la stoppata sembrava regolare. Ci fidiamo dell'arbitro, ci fidiamo, ma dubitiamo fortemente. Comunque 7 secondi e mezzo sul cronometro, 36 pari, due tiri liberi per Zampolli.
prima per Zampolli. Due su due. Mabilia. Termina il primo quarto 3-6-3-8 per Alto Sebino. Ricordiamo